Oggi siamo una battuta. Siamo con il maestro Lamberto. Siamo sui punti di Pini, altezza 800 metri. Giornata un po' piovosa. E vediamo un po' se oggi troviamo le beccacce. Poi c'è luna, freddo e gip. Perché con l'aria non si è ripita. Metti c'è un bip pure. Solo a freddo, luna no. Luna abbassa la prima quando va in ferma. Allora. Dove è che c'è il letto di cane? Ho scappato già? Ah, stavo proprio allora. No, non mi sa cosa. Ma chi si lo punta, ma chi si lo fa? Mosso. Eccolo, questa è la specialista Luna. Ecco la celletta bella. Ci abbiamo la specialista Luna che oggi ci fa sognare. Via. Mai lunedì. Se c'è stato di tua, poi tranquillo. Facciamo un momento che sono, capito? Non sentite più. Daniele non lo sa. 166 metri. Lui non vediamo, vediamo, andiamo anche. Qua è vecchio, eh. E poi si. Se la trovo l'ultimo giorno, che ci dici? Sì, ma perché prendo stecchi, però? Sopra, sopra. Aspetta. Te la sta Pasquale, capito? So vecchi, eh? Oh! Sta attento, eh! Zitto, la sono sbagliata! Zitto! E io ci sei la beccaccia. La svista la beccaccia. Purtroppo se n'è andata. Sta stavessi per dire, perché la sono pizzicata. Pasqua! Bravo! Però era pizzicata, eh! Aspetta! E vai! La svista, e vai, porta! La svista mo quando partite. Porta! Su! La porta no, Fred! Fred, da! Grande Pasquale! Da! È andata bene, va! Bravo, bravo, bravo! Niente, è stata una bellissima azione con una specialista, è andata in ferma a 170-180 metri. Siamo andati là tutti in consenso, con il maestro Lamberto ci siamo piazzati. È partita a beccaccia, io non ho sparato perché è venuta verso di voi con la chiamata. Il maestro gli ha lanciato due botte qua, mezzo sporco. E poi Fred l'ha ritrovata subito.
l'ho vista per terra proprio, partita benissimo, una pugilata e l'abbiamo abbattuta. Abbiamo fatto una bella cosa, pure una bella beccaccia. E questa è la prima. Girato, girato, vedi qua. Ma c'è sta pure freddo. Non si appoggiare che a beccaccia, perché ci appoggiare che di lui. Angio Sasso si pronta a sparare. È già vecchio, non va. Le viglie canine. Ma che c'è la più bombina? Dai, che si è appoggiata. Dopo la seconda becca ce l'abbiamo trovato. Ci è partita lo sporco e l'abbiamo sentita ripartire. Poi in questo momento si era appoggiata qua. È tutto pulito, i cani l'hanno rigganciata, però lei già era andata via. E ora cerchiamo di ritrovarla, dai. Pasqua? Pasqua! Ah. Occhio, qua si metti, eh. Dietro a noi. Ve la ricordate questa scena qua di là? Quanto infatti ha girato la capoccia verso di noi. Ve la ricordate questa scena? Sì. E noi siamo sentiti la partita e ho detto, ma ci ha fatto alle spalle. E capito, visto? Già stava a sentire che non stava più al luogo, che si era spostato. Era fatto salto di rospo. Oh, te la ricordi questa scena con la capoccia che si guardava, tipo, questa sì. Guarda a noi? Infatti ha piegato la capo verso il dopo. Si guardava la telecamera. We'll be right back.
sempre. Metterebbe la testa e poi interessante il caccio, eh? Mentre è già scappato, però. Sì. Non faccio rispa. Vediamo, sta arrivando il secondo. Senti per terra. L'hai vista? Attento, ha rotto. Via, via Gippo, via. Niente, è ripartita, si era appoggiata qua, io ne hanno riganciata, ma è ripartita subito. Vediamo un po' da ritrovarla, la riganciamo, dai. Questa è la buca. Oh, sta una ferma. Dinanzi a chi? Allora, per terra, state per terra l'unica. È partita. Ma si sta a vedere una dossa. Eccola. E non dossa la peccaccia, una sta ferma. Che tu sito si vai che Daniele? Senti che ha preso l'acqua. Niente, qua ci ha pasturato la beccaccia. Si vede tutti i buchi su la fatta di mucca. Ora vediamo da ritrovarla, se c'è sta ancora. Magari sta ferma. Ha trovato una loco balla, sì. Se non c'è sai chi, se c'è sai chi, ammazzi mai chi. A 191. Muore, mi ammazzano, è brutto quello. Fatto! Porta, sai che ora devo essere porta bene. No, perché c'è stra... Porta Gippo. Che c'è la straccia. E l'ha lasciato. L'ha lasciato. Niente, la beccaccia l'abbiamo ritrovata. E Cuira è stata prima sempre la specialista, poi Fredde, poi l'ha ritrovata la ragione Cagna Ira. Vieni qua Luna. L'abbiamo trovata in ferma, ci siamo piazzati Luna. Io e il maestro Lamberto. È partita e due botte. Biscotti, cornetti, algida. Ed è fatto. Bisogna sempre onorare.
Allora, la mattinata è terminata, dopo 5 ore di caccia abbiamo fatto 3 incontri, di cui 2 abbiamo abbattute, una ci ha detto un po' male, è andata via, un po' sfortunata. I cani hanno fatto delle bellissime cose, abbiamo chiuso sotto l'acqua, c'è un'onda piovosa, i monti di pini, questa è una bella mattinata. 22 novembre 2021. Tante belle emozioni, i cani ci hanno fatto divertire. Quando abbiamo abbattuto forse abbiamo pure esagerato per la soddisfazione, però è una bella cosa, la caccia alla beccaccia è una cosa bellissima. È da provare, tutti i cacciatori la dovrebbero provare. Ringraziamo Daniele Lanna, come Emozioni di Caccia, che